Amici di metal.it, ben ritrovati sul nostro canale. Per oggi abbiamo in serbo per voi una nuova rubrica e nello specifico un nuovo unboxing. Dopo la bella esperienza dal mio punto di vista con il servizio di Metal Headbox, e ho cominciato a curiosare un pochino e capitando sul sito europeo della Relapse Records mi sono accorto che l'etichetta mette a disposizione nel suo store due grab bag. Cosa sono le grab bag? Essenzialmente sono dei pacchettoni in vinile o in CD con cui l'etichetta vi spedisce a una cifra piuttosto modesta un assortimento di titoli casuale della loro etichetta. Nello specifico, oggi andiamo a vedere un unboxing della grab bag dei vinili, ovvero un pacco totalmente a sorpresa contenente 10 vinili dell'etichetta. Parlavamo di prezzo irrisorio appunto perché nello specifico questo pacchettino costa sui 40 euro più 15 circa di spedizione per l'Italia, quindi con 55 euro si hanno 10 vinili. L'altro pacchetto invece relativo ai CD propone 30 euro per 30 CD che immagino poi andranno a sommarsi alle spese di spedizione che saranno penso sempre sui 15 euro. Per cui non perdiamo altro tempo e addentriamoci subito nell'apertura. Oh, intanto vedo con somma gioia che sembrano tutti interi, che non è una cosa scontata visto i corrieri. E partiamo subito con il primo vinile dei 16, una band che conosco, devo dire, di nome. Mi sembra di ricordare che facciano uno sludge doom piuttosto interessante, però non conosco la band, per cui direi che questa è un'ottima occasione per approfondire la conoscenza dei 16. Andiamo avanti con il pacchettone e troviamo i The Mind's Eye, che sono in realtà, vedo qua dietro, sono quattro tracce, per cui sono quattro dischi, cioè due vinili anziché uno. Dalla descrizione è la colonna sonora di The Mind's Eye che tra l'altro vedo è stata scritta da Steve Moore degli Zombie, che non so se conoscete, è un progetto di musica synth elettronica un po' anni 70, un po' goblin, è molto interessante, tra l'altro vi consiglio. Per cui sono molto curioso di sentire se è all'altezza degli Zombie, che a me piacciono tantissimo. Andiamo avanti e qua andiamo su qualcosa di più marcio, che quindi probabilmente solleticherà molto il mio palato, perché stiamo parlando dello split tra i giapponesi Coffins e gli Hills. Sono due realtà sicuramente molto molto conosciute e importanti nell'ambito del doom death più lercio e marcio. Sono due band che apprezzo abbastanza, per cui sono molto molto curioso di darci un ascolto. Proseguiamo, qua rimaniamo sempre in territori molto estremi e si tratta di un disco che posseggo già in CD, vedo, e che è uno dei capolavori della band. Sto parlando di Shift dei Grindr Nasum, un disco che sicuramente, se amate questo tipo di sonorità, non potete non conoscere, per cui colgo l'occasione per andare a riascoltarmi con piacere in vinile questo disco. Procediamo, siamo a più o meno metà e questi chi sono? I The Drip con l'album The Haunting Fear of Inevitability. Non conosco, sinceramente non li ho mai sentiti nominare, vi saprò dire che cosa fanno e se mi sono piaciuti.
Altro disco. Questi invece li ho già sentiti. Christian Mistress con Possession. Se non ricordo male, siamo dalle parti di un doom abbastanza classico. Però devo ammettere la mia ignoranza, non conosco la band nel disco in questione se non la copertina che non mi è totalmente nuova. Vi farò sapere. Procediamo ancora. E anche qui una cosa per me totalmente nuova, gli Anatomy of Habit con Cyphers e Axioms. Un disco che non mi dice nulla così di primo acchito, per cui anche questo dovrò prima ascoltarlo per sapervi dire cosa mi è parso. Andiamo avanti, rimaniamo sempre su territori slaggiosi con Wake, un'altra band che avevo ascoltato anni fa, così di sfuggita. A dire la verità non è che ne abbia proprio un ricordo granché bello, perché il loro sludge non è che mi avesse colpito più di tanto, però magari questo disco si rivelerà più interessante per le mie orecchie. Mancano solo due lavori, due vinili, scusate. E qui andiamo in territori sempre estremi con gli Expulsion. Questo è un disco che è uscito qualche anno fa, forse un 2016, adesso non ricordo con precisione. Se non ricordo male, qua dentro ci suona gente dei Repulsion e degli Exhumed, per cui dovrebbe trattarsi di un disco piuttosto grezzo e 2017, già che leggo, dico che è un disco del 2017, per cui dovrebbe essere un disco piuttosto spinto, però non conosco, per cui vi farò sapere. Chiudiamo in bellezza con una copertina che è veramente una figata assurda. Gli Usnea. Anche questi li ho già sentiti nominare, qualcosa ho già ascoltato di sfuggita, però non ho mai approfondito più di tanto. Dovremmo essere dalle parti di un certo sludge, doom, comunque roba piuttosto lenta e piuttosto malata. Il disco si presenta molto bene, Portals into Futility, che però non conosco, per cui ascolterò con curiosità. Bene, allora abbiamo visto che dischi conteneva questa grab bag. Devo dire che guardando tutti i video di unboxing di pacchi simili, non posso ritenermi nell'uso, nel senso che sicuramente la Relapse è una delle etichette che più seguo e che più stimo, per cui sono abbastanza sicuro che anche se praticamente la maggior parte dei titoli che ho ricevuto non li conosco, sono comunque abbastanza certo che si tratta di roba di qualità, per cui sono molto curioso di andare ad ascoltare questi vinili e conoscere con la scusa qualche band che magari negli anni era sfuggita. Come detto, questo pacchetto è venuto a costare nel complesso 55 euro, per cui voglio dire, per 10 vinili siamo su una media di 5 euro a vinile, perché sia valsa la pena in generale con 2-3 vinili che mi piacciono, direi che la spesa è stata ben fatta. Come detto, c'è anche la disponibilità della grab bag in CD, magari chi lo sa, ne faremo una puntata apposita in un altro unboxing se questo vi è piaciuto. A tal proposito, se siete curiosi come me di sapere cosa ne penso dei dischi che ho ricevuto, vi lancio questa sfida, che purtroppo l'altra volta non è andata molto bene, ma ci riproviamo al raggiungimento delle 700 visualizzazioni di questo video. Ne farò un altro in cui vi racconterò brevemente e vi darò una breve recensione, insomma, di questi dischi. D'accordo, è tutto anche per questa volta. Io vi ringrazio di aver guardato questo video. Se vi è piaciuto, come sempre, mettete un pollice e continuate a seguirci su tutti i nostri social che ormai conoscete a memoria. Non so neanche ripetervi.
D'accordo, un saluto, alla prossima.